Allora, noi siamo davanti alla Camera, al Palazzo dei Gruppi a Montecitorio, perché stanno per uscire Di Maio e Salvini. Naturalmente, se uscissero, sospenderemmo la nostra intervista con Laura Castelli per capire cosa sta succedendo. Stamattina, sa come ho aperto la puntata? Con il video di Beppe Grillo. Ho detto che io non direi mai quelle parolacce, ma un po' condivido, devo dire. Quale video? Non l'ho visto, scusa. Quello del tonno, la schiacciatella. L'ha visto la stuocchiarella? No, non l'ho visto, mi perdoni, sono rimasta. Ma visto il video di Grillo! È perché sono finita. Facciamoglielo vedere un attimo, ce l'abbiamo? Glielo faccio vedere. Era chiusa nella sala del programma, quindi è giustificata. Si mette l'olio con una piccola forchetta, si rovescia l'olio quasi senza olio, il tonno quasi senza olio, mi raccomando. Dopodiché lo mettete sul piatto, prendete la schiacciatina, la famosa schiacciatina toscana, e rompete in piccoli dadini, mi raccomando, tutti uguali. Allora, se devono essere tutti uguali, devono essere piccoli, li mettete nel piatto, così, nel piatto piano piano, devono essere più o meno della stessa grandezza, è importante perché quando li servite poi a tavola, devono essere perfetti, non troppi, una foglia di insalata per guarnire e poi ovviamente dovete gestire il piatto dal punto di vista anche visivo. È una cosa veloce che potete fare quando volete e il piatto è tonno con schiacciatina. Ci avete rotto il cazzo. Diciamo che il tempo stringe, Laura Castelli. C'è un tema di sostanza, c'è un tema che riguarda proprio le cose che ci hanno chiesto i cittadini in questi anni. Io devo dire, sono passati 6 giorni, abbiamo fatto un lavoro grandissimo di cui sono veramente contenta, anche per la possibilità di colloquiare con delle persone, cioè a quel tavolo c'erano persone che sono state nei ministeri in questi anni. In realtà 75 dal voto ne sono passati, non 6, quindi insomma diciamo che gli italiani hanno aspettato un bel po'. Sì, hanno aspettato tanto perché nessuno voleva mettersi con noi a scrivere un contratto di governo, poi qualcuno ha cambiato idea e quindi abbiamo cominciato questo lavoro, però... quello di cui io sono contenta è che lì dentro ci sono cose che la gente veramente chiede da tanto tempo. Allora lei mi dirà, ma perché pensate di realizzarlo voi quando nessun altro ci è riuscito prima? Senta, mi dica una cosa, prima di arrivare al contratto voglio parlarne con lei del contratto, sì. Ce l'abbiamo qui nella versione ultima, quindi è importante parlare, ma il Premier, chi lo fa? Perché stamattina circolava questa idea di un Premier portavoce, con 2 vice-Premier molto forti, però poi alla fine lei sa meglio di me che la Costituzione italiana ci dice che è il Premier che interpreta la responsabilità del programma, no? Sì, aspettiamo di vedere come si sono trovati questa mattina a discutere di questo nome. Lei è ottimista che secondo lei adesso usciranno con un'idea precisa? Secondo me l'idea precisa si sta costruendo, dall'altra parte abbiamo uno strumento nuovo, un metodo nuovo che non è mai stato utilizzato in questo paese, ma in altri paesi come la Germania in realtà è la normalità. È un grande senso culturale, secondo me, mettere nelle mani di questo paese un messaggio così, cioè 2 forze politiche che fuori dalla campagna elettorale, dove in un programma si può scrivere di tutto, perché questa è la realtà, si siedono dopo il voto e dicono che cosa vogliono realizzare davvero. Però io non lo so studiato con la tedesco, ne abbiamo parlato spesso in trasmissione, c'è una differenza importante, a pagina 177 di quel bel malloppone c'è scritto che la cancelliera è Angela Merkel, cioè quello viene fatto immaginando che quella sia l'alleanza e quello è il Premier. Beh, è chiaro che questo contratto non può non avere l'accordo sul nome del Premier, questo è evidente, se no non si può portare avanti. Le 2 firme sono dei capi politici perché rappresentano quello che hanno intorno, la forza parlamentare anche, che non ci dimentichiamo, la centralità del Parlamento. Questo è un contratto che riporta fortemente... Ma nella mente di Salvini e Di Maio c'è il nome del Premier? Io credo che sia, sì, che oggi ne abbiano parlato, che secondo me... E deve essere dei 5 Stelle, perché voi avete la maggior, insomma, avete una percentuale più grande di consensi. Posso dire che me lo auguro. Posso dire che me lo auguro. Poi è chiaro che 2 forze politiche anche differenti su alcune cose debbano gestire un rapporto... Lei di Salvini al Viminale si fida? Ah, io mi fido di quello che è stato scritto qui dentro, mi fido di quello che è la costruzione di queste cose... mi ricorderò per i prossimi 5 anni ogni riga come è stata costruita. Oggi so perfettamente qual è la sfumatura di differenza tra noi e loro e qual è la modalità attraverso la quale vogliamo risolvere queste cose. Allora, io penso che uno dei problemi centrali di questa storia e che della fattibilità di questo programma sia il rapporto con l'Europa. Credo che sia anche stato uno degli elementi di grande prudenza del Presidente Mattarella. Sì. Le faccio sentire ieri cosa ha detto Salvini su questo tema, così poi lei mi dice la sua. Vediamo.
Ovviamente bisogna andare con onore, con forza, con fermezza e con dignità nei palazzi del potere, occupati in gran parte da abusivi dell'amministrazione, da sconosciuti alla democrazia. O si parte in battaglia perché c'è l'esercito, c'è la squadra e c'è un disegno coerente, perché i nemici saranno tanti, 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 non abbiamo tanti amici nelle stanze del potere. Noi lasciamo ai nostri figli un paese povero, precario e impaurito. Allora, questo è pensiero salviniano puro. Quanto lo condividete, anche quell'aggressività nei confronti dell'Europa? Perché invece Di Maio ci ha abituato a altri toni e ad altri contenuti. Io penso che il tono dipenda anche dalla personalità, me lo consento di dire. La verità è che in questo tema siamo molto vicini per quel che riguarda un po' la rabbia di un paese che in Europa ha sempre calato un po' la testa. Perché? Perché quando si fanno delle politiche che poi non portano i risultati così come si erano raccontati a Bruxelles, è chiaro che Bruxelles ti dice scusa, ma esattamente, e quindi quel rapporto diventa un rapporto che non è più così tanto di fiducia. La differenza è che quella che noi abbiamo scritto, e si capisce secondo me se si legge in maniera laica in quel contratto, è quello di dire noi siamo ambiziosi. Però la strada è un'altra, cioè la strada è quella di dire a Bruxelles guardate che noi vogliamo fare investimenti strutturali che creano posti di lavoro, creano PIL. Con la creazione di posti di lavoro e PIL davvero si possono cambiare quei numeri. Mentre noi, io in 5 anni in Parlamento ho visto governi fare delle stime che erano, allora, cioè quelle dei bonus, capito? Toninelli oggi ha fatto una dichiarazione dicendo non mettiamo in discussione l'unione monetaria, quindi questa cosa l'ha detta con molta chiarezza. Nel frattempo però, proprio ieri, Beppe Grillo ha fatto un'intervista a Newsweek in cui ha ribadito l'idea di un referendum sull'euro e anche di un'Europa a due velocità, che invece molti in Italia temono, perché noi rischiamo di stare ovviamente nel vagone di coda, no? Mi spiega questa dicotomia del movimento? Eccolo qui, questo è il Grillo pensiero. Lei ha ragione, può sembrare una dicotomia. Quello che c'è di base è che bisogna dirci chiaramente, e questo oggi lo dice anche la Merkel, lo dice anche Macron, che una moneta unica per questi paesi ha creato delle differenze dei pesi differenti. L'ha creata, tant'è che oggi la Germania su un parametro come quello del surplus commerciale sta fuori di 3 punti percentuali rispetto alla regola ed è ammesso e consentito. Questo essere fuori. Quindi per non loro ci converrebbe avere lo stesso euro della Germania a noi alla fin fine, secondo lei? Secondo me bisogna prendere atto che ci sono delle differenze e che ci sono stati degli effetti distorsivi nei vari paesi. Se l'Europa, come penso che sia, ha l'intenzione di ascoltarsi, sa anche capire come rimediare a queste differenze. Le cure possono essere molte, però partire già essendo consapevoli che le distorsioni ci sono state per via di una moneta comune è già un grande punto di partenza. Allora, io dicevo all'inizio che lei è l'unica donna a questo tavolo, cosa che ci dispiace naturalmente, preferiremmo che le donne fossero più presenti nelle stanze in cui si decidono le cose, però lei ha una responsabilità economica perché ha una competenza economica, si è fatto il suo nome in alcuni ministeri economici. Lei questa cosa ci sta pensando, la farebbe con piacere, e cosa farebbe lei se stesse in un ministero o dell'economia o dello sviluppo economico? Cioè, qual è la prima cosa che lei c'ha in testa? Guardi, io penso, ed è quello che ho fatto in questi anni, che la cosa migliore per chi entra nelle istituzioni è interpretare davvero la potenzialità che ha, e io sono a disposizione del movimento. So che il movimento mi chiederà di fare esattamente quello che sanno che io posso fare, che è quello che ho fatto in questi anni. Sono andata a infilare la testa dentro i cassetti che nessuno aveva guardato, ho tirato fuori moltissimi conti del bilancio dello Stato che nessuno voleva accettare fossero sperperi. Certo, io ho un amore per i conti e per la strategia nazionale, per la programmazione. Mi piace pensare che le istituzioni, come dice spesso De Ioanna, debbano respirare nonostante la politica. E questi anni per me hanno voluto dire questo, cioè essere una persona, penso, di competenza dentro le istituzioni, ma per le istituzioni, non per la politica e basta. Io però alla fine dei conti non ho capito se lei, da ministro possibile futuro, le piacerebbe che l'Italia avesse una moneta diversa dalla Germania, nella sua testa? A me piacerebbe che le differenze che sono state create da una moneta unica vengano discusse a Bruxelles per
riappianarle. Aspetta, le faccio un'altra domanda che ha fatto molto discutere e molte polemiche, questa idea di questo Consiglio dei Ministri parallelo, di questo Comitato di Conciliazione. Molti, anche ieri qui il professor Cassese, che come lei sa è un esimio costituzionalista, ha detto non esiste, la Costituzione non prevede un organismo del genere. Di cosa stiamo parlando? Capisco questo dibattito, le devo dire che in Germania questo esatto strumento è considerata una buona pratica. E le devo dire anche che io ho visto questi governi, tre ne ho visti in questi 5 anni, in cui c'erano i famosi caminetti, le cabine di regia, che erano cose assolutamente non trasparenti, voluti dal Presidente del Consiglio perché metteva il suo uomo di fiducia, che non era un ministro, un sottosegretario, all'interno di un ministero, per esempio, e che non aveva nulla di trasparente. La buona pratica, che così come è vista in Germania noi abbiamo scritto, è quella di dire c'è un posto in cui se ci sono delle divergenze in maniera trasparente vi diciamo subito come verranno risolte. Però il tema qual è? Che ci descrivete una cosa per noi un po' strana, no? Un Presidente del Consiglio che non decide poi tanto, fa solo il portavoce, due signori che contano invece tanto, che non è manco sicuro che al governo ci siano, in che forme ci siano, e un Consiglio dei Ministri parallelo. Non ha paura che poi tutto questo crei un grande disordine poi nella gestione reale dei problemi che accadono? Attenzione, il ministro, il Presidente del Consiglio comunque sarà un uomo di cui ci si fiderà, ci si deve fidare, l'accordo sarà fatto su un nome di cui ci si fida. Ma dovrebbe, perché comunque doveva stare almeno a quel tavolo, cioè se fossi uno che deve accettare di portare avanti un contratto, ci volevo almeno essere quando lo scrivo, mica vengo a fare dopo l'esecutore di una roba che hanno scritto gli altri. Lei ha ragione, per questo credo che il nome comunque che verrà fatto non potrà essere una persona non politica, quindi non voluta da due esponenti politici. La verità è che abbiamo una piccola traccia che ci sta dando L'ha detto anche Luigi Di Maio in questi giorni. La verità è che abbiamo voluto centrare, anche se mi permette in termini culturali, il punto sui temi. Nei prossimi giorni io spero che saremo ovunque nelle televisioni a raccontare riga dopo riga, perché veramente qui dentro ci sono delle cose che se ne facesse la metà sarebbe già cambiato allora, tutto il paese. Allora, da stamattina però tutti quelli che sono venuti qui, di diverse parti politiche, mi hanno detto in questo contratto mancano due cose essenziali, il lavoro, pochissimo, 3 righe sul lavoro, e il sud. Voi avete preso una barca di voti al sud e vi occupate poco del sud. Io spero che si possa leggere meglio questo contratto, perché in realtà di lavoro ce n'è tantissimo, soprattutto perché dentro c'è la banca di investimenti, che è quello strumento che utilizzano molti paesi europei per fare investimenti, tra l'altro investimenti fuori dal debito pubblico, perché vengono utilizzati con un altro istituto, e che permettono di investire in settori, si chiamano ad alto moltiplicatore, quindi tanta occupazione, tanto PIL, e che fanno ripartire l'economia, perché chiaramente tipo le costruzioni, pensate di tipo edilizia. Il rifacimento della rete idrica di questo paese che è a rotoli, la rete elettrica che va completata per poter fare veramente il cambiamento su tutta la parte di green economy che c'è. Noi lì scriviamo nero su bianco l'elettrico, le auto vanno riconvertite. Ma la TAV si fa o non si fa? Perché io non l'ho capito. Tra l'altro lei ha un passato, no? TAV viene da quelle zone. Abbiamo scritto che quell'opera va rivista completamente e che soprattutto si deve tenere fede totalmente a quell'accordo che è stato fatto Italia-Francia, che dice una cosa molto importante in un articolo. Dice non si può fare quell'opera se non ci sono i soldi per fare le opere secondarie, motivo per cui il Ministero dei Trasporti francese è intenzionato quindi, a rivedere o si trova il fatto i di soldi farlo. Per fare tutto il resto la TAV non si fa. Questa per noi quell'opera va ridiscussa, è inutile e ci sono dei grandissimi problemi, per questo abbiamo scritto lì nero su bianco va ridiscussa completamente e va seguito. Senta, sono dentro dalle 8:15, che stanno combinando, che ancora non escono. Facciamo degli after pazzeschi in questi pubblicità, torniamo subito, speriamo che escano, pubblicità. Ancora in attesa, dopo ormai 5 ore, non si è ancora usciti da questo incontro tra Di Maio. Volevo arrivare a un punto del contratto interessante. Io ormai sono esperta di contrattualistica, facciamo confronti fra varie versioni. Nella penultima versione che avevo fino a stamattina sui vaccini c'era scritto va poi affrontata la tematica del giusto equilibrio tra il diritto all'istruzione e il diritto alla salute, tutelando i bambini in età prescolare e scolare che potrebbero essere a rischio di esclusione sociale a causa delle ultime disposizioni in materia di vaccini. A questo proposito vanno potenziati gli strumenti di informazione nei confronti delle famiglie
per meglio indirizzarle verso l'adesione libera e consapevole del processo vaccinale. Nella seconda versione l'ultima parte va via e si finisce l'esclusione sociale. Mi spiega in soldoni che vuol dire? Vai abrogato, va eliminato il decreto Lorenzin, bisogna tornare, cioè come... Abbiamo voluto mettere libertà nero... Libertà di vaccinazione? No, abbiamo voluto mettere nero su bianco il principio, ossia che nessun bambino va escluso dalla scuola e che cioè, un bambino non vaccinato deve comunque entrare a scuola. L'esclusione per il abbiamo scritto bene, no? Nell'equilibrio ci vuole un equilibrio tra il diritto alla salute e il diritto all'istruzione, il diritto di un bambino di andare a scuola, e ci va un equilibrio che non sarà facile trovare, questo è indubbio. Dall'altra parte ci vuole la raccomandazione, questo è il punto su cui noi siamo in comune con la Lega. L'abbiamo scritto così proprio perché secondo noi ci va il principio. Sì, ci va il principio che non se ne poteva non parlare. Allora, Pica, che succede? Pica. 30 secondi fa è finito, 30 secondi fa è finito l'incontro tra Matteo Salvini e Di Maio, è uscito soltanto Rocco Casalino, che è dei colleghi che erano lì fuori dalla stanza, qui al Palazzo dei Gruppi, ha fatto un segno tipo nel senso è fatta. Quindi siamo ancora qui in attesa che escano i due leader. Comunque sembra che... Abbiamo Premier, sì. Allora, la suspense è clamorosa, rimanete sulla 7 naturalmente, linea al telegiornale, grazie a Laura Castelli, ci vediamo presto perché dovremo lavorarci parecchio per capire il programma in tutte le sette. Sei diventati molto più leguleri, siete passati dal baffa a delle cose complicate, però adesso ci arriviamo. Pubblicità, grazie.